Che non dovresti distruggermi l'anima, dai, dai, possiamo fare. Ok. Ah, interruzioni di alcun genere, andiamo. Allora, abbiamo un bivio. Dato che a me non piacciono gli arcieri, andiamo da quello che mi piace ancora meno. Perché ho avuto tanti problemi a ucciderti l'altra volta? Non lo so. Comunque, che per chiunque non si ricordasse dove eravamo, ho utilizzato degli... Qui. Whatever can be done. Ah, you again. Let me guess. Where you repent? Ah, don't be ashamed. Tis the fate of vanguards like you and I. I'll think of something. We can overcome this together. Guarda. Angingo. Il mio spadaccino di tutta l'ordine. Questi tre poracci ci hanno voluto fare niente. Te, ho sbagliato, dovevo guardare. Titani, due titaniti del demone. Prima una stronzata del genere. Andiamo a preoccuparci di quell'altro, aspettate. Finito, perfetto. Non è... Palesemente non è uno shortcut, qui ne posso abbattere... Lì di là ne abbiamo battuto due. Comunque stavo dicendo, prima di parlare con Sigurd. No, Sigmire. Perché ho fatto casino, ho usato delle anime, l'ho rimpinguato in... Forza e in stamina, o stamina, ma penso che sia corretto stamina. Ho affrontato due cosi, due cavalieri d'argento, che sono d'argento, quindi d'argenzo, cheat, banana, mi ha fatto no, forse la metto, quindi... What's on your mind, friend? Wait. You defeated those monsters? Fantastic. I'm setting this as a token of my gratitude. But be warned. Gallantry entails great risks. Next time, give me a chance to come up with a plan. But be warned. Next time. Sig, io sono forte, l'ho dimostrato. Quel cavaliere non mi convince. Sono forte. Sono le altre scale, perché non continuavano. Porco! Allora, io non so come funziona da queste parti.
Ma gli scudi dovrebbero cadere. Ti sta bene? Ottimo. Come credevo. Che ci sta di così tanto importante da mettere non un cavaliere d'argento, ben due. Quei cosi non li aprirò mai. Rimetto l'anima in pace. Potrei tentare. Ho un livello. No. Ah, ma sono di là. Sono. Seguito del retombo. Aspettami lì, eh. Prima ho invaso Putin, ma mo non me ne vaderà più nessuno. I Putin non sono. Cioè. Capiamoci. Umanità? Ma perché? Fatto bene in verità. E ravvivare il fuoco. Niente. Credevo in Nostra Maestà Putin, quindi niente. Sono scrigni normali. Mi sa se cavalli d'argento. Quando Gwyn partì per vincolare il fuoco, i suoi cavalieri si divisero in due gruppi. I cavalieri d'argento rimasero nella capitale dimenticata al servizio della loro dea Gwyndolin. A te, Tatravas. Uno sì, due no. C'è una lava! Andiamo lì! Lì! Capo! Che cosa apro, che cosa apro, che cosa. Oh! Oh! Faccio un culo più grosso quanto che porta capuana. Siamo alla fiera dei lisci. Ople. Opla. Sadomasoyo.
Porco due. Porco cane. Top l'elefante. No! No, 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 no. Puttana tua madre. Vorrei giocare una partita senza che nessuno mi rompa il cazzo qui. Non so nemmeno di chi cazzo è il re tombale. Ma a quanto pare non so nemmeno dove cazzo devo mirare. Credevo che un colpo non mi uccidesse. Me la sono un attimino chiavata in culo, come si dice da me. Ma va bene. Arrivano. Perché prima mi hai ucciso? Non è un contrattacco. Perché prima mi hai ucciso? Aiuto! L'altrala. Salve. Aspetti, eh. Cosa volete da me? Io non ho fatto niente. Io sto solo in pensione. Oh, più buffo di così, se muore. Sto zitto e subisco. Fuori uno. Gigantor, per favore. Una finestra che non porta da nessuna parte. E invece devono smettere questo cazzo di platforming, però. Quindi io posso ripetere. Gli posso dare la mia stessa, la loro stessa medicina. Buona salute. Sono scemo. No! Bene. Qualcuno metta la tarantella. O quella cosa dei film inglesi, non mi ricordo come si chiama la canzone. Sempre correre.
grande mago. Come back soon. Non ho capito perché qui non hanno messo niente. Io odio. Ah, la mia domanda è, ma se loro cadono? Tutto c'è? Ok. Nada. Sono molto deluso. Potevano fare cose fichissime, perché hanno fatto cose fichissime. Niente. Sì. Amico. Ah, il riparo. Su, come, su. Ci sarà la possibilità di mettere quello giapponese? Voglio vedere, voglio sentire questa persona che dice come sto pianino, ma no, su. Cosa del genere. Non so il giapponese. Però sarebbe divertente. Quindi devo essere umano per fare quello che dico io, cioè ovvero utilizzare il globo nero che ha fatto più più. Non ho tempo! Ma che cazzo sei tu? Ma che cazzo fai qua? Un tè? Mi sembra più che ovvio. Oh, stronzo. Ouch. No. Puttana. Quello di cui mi conviene, quello di te. Ha ragione pure lei. Vabbè, tu sei il più veloce, il più vicino. Stavo tentando di togliermelo. No. Ehi. Non possono avere una fase. Mi ha rollato. Ah! Dov'è quel... Damn it. Non posso aver tolto totalmente i potenziamenti dell'arma. Facendo schifo. Me ne sono conscio. Perfetto.
qualcosa di un po' più prestante, così. Di quanto. Ma che per davvero? Un quarto. Due? Quelli orientali. Dove sono quelli orientali? Ecco. Come su questi. Ok. Non me lo sei perdonato, quindi puoi dire. Sta non è che male. Di quanto? Tantissimo. Non è il 25% allora. Non è neanche il 50% perché non ci sono. So che è il 75%. Proviamo a tenerli. No, ci ho provato in tutti i modi. Per adesso è questo. Andiamo. Mi fa piacere che l'unico modo però è appesantirmi ancora di più. Non ha senso. Non ha senso. Mettiamo direttamente tutto il mashotto del biondotto e via. Tutto il set, tranne la cosa che non mi piace, metto quella del ladro. Non ci sta neanche male, via, andiamo. Non riuscirò mai a evitare. Con mai intendo mai. Devo batterlo, ma come? Devo batterlo. Ho capito.
Ma cazzo! Ma che cazzo? Dammit! Fammi dire come no! Fammi dire come di sta stronzata, sono troppo alti. Ed è meglio concentrarsi su quello grosso perché ha meno difese. Poi penseremo all'altro. L'unica maniera è combattere con olio e sperare. Possiamo... Start di un gioco. Teoricamente ho schivato. Dico teoricamente perché il gioco non è che mi favorisce molto. Oggi chi me l'ha fatto di streamare sto stronzo? Non l'ho calcolato. Non l'ho calcolato minimamente perché sono un idiota. Dammit. Questa specie di colonnato mi salverà da qualsiasi cosa. Più o meno. Vieni qui. No! Aiuto! Ma chi è che ti ha contratto? Uno è morto! E stanno bruciando qualcosa, ma non posso fare niente, devo aspettare tardi. No. Bene. Avevo proprio bisogno di Ornstein grosso.
Orse, sì. Ma allora? Ok, faccio i stessi danni di prima. Solo... Ah. Quindi serra un pollo di fulmine. Ok, adesso so che mi prende pure da dietro. Sono quasi sicuro che morivo. Attacca! Sei mio! Hangard! O quello che si dice ai lancieri. Devo essere fu... Devo essere fuori per... Non esiste un uomo più pazzo di me! Ma ero sotto i tuoi fottuti piedi! L'attacco era a destra! Ho deciso che ti spaccherò il culo. Figlio del fulmine, ti farò vedere che cazzo significa spaccare il culo. Ah, sì. Ci sono arrivato vicino una volta. Se ci arriverò ancora. Non puoi nemmeno immaginare. Ricordiamoci che il globo nero ha pizzicato. Una dichiarazione di guerra non... No, forse era liscia. Io... Vabbè. Sto zitto, guarda. Vabbè. La boss fight purtroppo inizia adesso e inizia da capo. Ah, è vero che passo attraverso. Sì. Ci ho pensato. Lo ammetto, non ci ho creduto. Sempre un colonnato in mezzo, eh. Ricordiamo. Ricordiamoci, un colonnato tra me e quell'uomo. Non è bastato. Mi sembra di combatterli da mezz'ora. Ah, già. È così. Oh, fuck. Oh, God. Che cosa sta succedendo? Chi sono io? Chi è quello che sta usando il controller? Perché sto 1v1 con... Perché mi hai preso? Che sono... Ma sì! L'ho visto dopo.
No. Maledetto grassone. Mi aiutano pure a vicenda. Tieni l'occhio sull'obiettivo, non farti prendere se ti devono prendere. Ma io non ho toccato nulla. Cioè non so. Vabbè. Sotto entrambi. Si riferisce sotto entrambi. Sono morto di qua. C'era una colonna. C'era una colonna, una volta, adesso ce n'è una da un lato. Ho schivato 2 volte, ho schivato. Correre da due energumeni in argento. Quando ho da affrontare due cristiani d'oro non mi sembra una buona idea. Soprattutto se i due cristiani d'oro sono impossibili da ammazzare. Due di loro. Dove è quell'altro? Sì, ho capito, ma non puoi farmi sti scazzo di farmi venire i colpi, Dio santo. Non è un horror. Non hai jump. Scare. Almeno non ce li ha solo carta. Io l'ho preso ma non l'ho preso. Quell'attacco lo odio. Insieme alla carica. Insieme a tutto quello che cazzo c'ha quell'altro uomo. Odio tutto. Maledetto bastardo pomposo figlio di merda. Mi socio. Un recovery frame in meno e forse ce la facevo. Ti odio, ti ho visto. Si chiamano colonne indistruttibili. Sono state inventate apposta per voi. Lo so, è una stronzata, lo so anch'io.
figlio di... Muovilo. A parte che l'ho colpito. Cioè è passato attraverso la mia spada. Sempre quello più fuori posizione di lui. Concentrato su uno. Molto più facile quando sono 1-1. Se già iniziamo. Allora, con calma, serenità, non è uno dei boss più difficili che tu possa aver mai giocato. Non è un 2v1 infelice come quello del 2, come sono quelli del 2. Sei una bella città. Puttana le vostre madri. Ovviamente il lavoro. Regà, ma perché i 360? Cioè hanno smo le colonne. Quindi, aspetta, il martello. Mi stai dicendo che il martello lo ha salvato? Il martello. Cane. Cane, gatto dopo l'elefante. Di essere fuori quel passetto in più. Non dico che tra un po' vedo il Matrix, però cioè, penso che la situazione sia questa. La devo semplicemente prendere in difensiva. Esporre. Non mi devo esporre, però mi sono esposto uguale. Non è lenta, non ha i recovery frame sballati. Posso farcela.
Mi sa che mi conviene cambiare davvero il titolo della live in Stanlio e Olio. Vogliono. Mi vogliono male. Credevo che ne facesse solo due. Uno l'aveva già fatto. Cioè due l'aveva già fatto e non me lo aspettavo tre e non mi aspettavo il quarto. Quindi pure sembra. Madonna mia, che palle. Che rottura di coglioni. Round 7 o 8 fight. Mi sa che sto iniziando ad essere tiltato un attimo. Fuck. Non puoi prendere tutto il danno. Oddio mio, ho visto un terzo d'oro, ho detto vaffanculo. Sono leggero. ma così leggero mai. Ok, ce l'ho dietro. Tua madre puttana. Culo, non l'ho sentito. Non so più scrivere. Damn it! Era giusta! La schivata era giusta!
tua madre zoccola. È un suicidio. Ho evitato l'effetto ma non il danno? Come... Oh, meno male. Cool. Dannazione. O farmo. Sì, non servono niente. Un minimo di equilibrio mi serve. Sensazionale. Ok. Ore di web 52. Non male. Buona fortuna, grazie. Davvero utile e gentile questa cosa. 8-2. Non so dove mi porta.
proprio. Ma che cazzo? Ma che ca... Tu sei un maledetto figlio di buona donna. Ti aspetti qualche secondo? Andiamo. Sapevo che bene. Ho bisogno di questa.
Lo sapevo. Dio santo! Porco il demonio! Bastardo? No, 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 no. Ma Dio, ma è Madonna mia. Ce l'ho quasi fatta. Ce l'ho quasi fatta. Credevo che fosse più veloce. Sono sincero. Credevo che fosse più veloce.
E invece. Scusate. Un tuono. Dove devo raggiungere il 30? Non mi ricordo. Ora. Comprendo il mondo, però ho schivato, però non... non era dentro. Non era dentro il range. Non so. Tua madre è una merda. Allora, se facesse semplicemente questo attacco. Sono morto. Più o meno. Credevo fosse... credevo fosse questa. 2.33? Oh, 2.33 sì, oh.
la tavola. Cristo. Col cazzo. Che c'è dopo questo? Tengo questo pure. Non c'è nulla? No. Ok. Se metto qualsiasi altra fottuta cosa divento scemo. Posso mettermi questo, posso mettermi questo e questo, sì, esatto, di quanto? Penso di pochissimo in verità, quindi metto questa. È un sacchetto. Sono al limite proprio. Che bello. Dammene un po'. Devo vedere chi cazzo devo gankare. Oh, ci ho messo un'ora e un quarto a uccidere due boss da qui. Io mi aspetto l'inferno da qui in poi. Aspetto Dio. Buona fortuna, io questi li ho fatta. Me ne sbatte i coglioni.
cosa? Che sono può non avere un'unica. No, c'è il falò lì, non possono avermi tolto un falò. Anche io vedo. Ma è strano, non c'era niente prima. Sono. No, non ho controllato per bene. Il massimo è che questa parte non sia mai stata usata. È l'unico oggetto. Quindi è apparso qui. No, qui non c'era un cadavere. Come è morto? Avevo ucciso una guardia, ma no. La sua solitudine. Gambale di Lothric la volta rappresentano l'amore della delfina. Mentre la sua solitudine rinunciò a qualsiasi cosa. Perché credeva nell'amore della nei suoi confronti. Mi dispiace tantissimo. Piace tanto. Baule incredibile avanti. Mondo cane. Dove mi sei? Che non c'è una cesta, ma Gwendolyn? Non mi sembri tanto oscuro. Daughter of Lord Gwyn and Queen of Sunlight. Since the day Father his form did obscureth, I have awaited thee. I bequeath the Lord vessel to thee. And beseech thee, succeed Lord Gwyn and inheriteth the fire of our world. Thou shalt endeth this eternal twilight and avert further undead sacrifices. O chosen undead, thou hast judged since the day Father is once and with a great indeed, we had felt the warmth of fire, its radiance and the love. Without fire, all shall be a frigid and frightful dark. Now thou shalt go forth, chosen undead. May thou be one with the sunlight forevermore. No. Perché? No, 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 no! Aia, fa malissimo. Adesso posso tornare sopra quello. Non ha senso. Perché finirebbe semplicemente la loro età. Perché con l'età del fuoco sono arrivati loro. Se io succedo a Gwyn continuerà ad esistere. Non ha senso quello che sto dicendo.
terminare di esistere l'era del fuoco. Giusto. Io questa non la utilizzerò mai. Che si può fare con la cosa di Erne? Ernesto. Ernesto l'ammazza Nabbi. No, è l'ammazza Draghi. Se non mi ricordo male com'è. Come si dice. Non un essere speciale, non è Gwyn conferì quest'anima e i suoi quattro cavalieri più fidati. Lo sarà per acquisire moltissime anime. O per creare un'arma unica. Un altro, quella. Essere speciale è quella di quella che contiene tutti gli aspetti del caos. Di innumerevoli eroi alla ricerca di Anor Londo. Originalmente l'uso di un drago eterno. Originalmente l'osso di un drago eterno. Ah, me coglioni. Come cazzo è possibile fare? Lasciamo per te. Quindi devo... posso ammazzare Gwyndolin. Non posso credere che... c'era l'anello del primogenito del sole. Pensa, Jack, pensa. Cosa potrebbe mai servire l'anello del primogenito del sole? C'era la quarto genere di Gwyndolin che faceva cose strane sopra una torre. C'era un cazzo di... ponte. Ed era diversa da... penso che essendo quella radice di Guinevere sia Gwyn sia una sua figlia. Non ho ascoltato molto bene i dialoghi. Cioè, proprio quello del primogenito non ha funzionato. Forse con quello del secondo è proprio azzardata come cosa. È l'unica, perché questa statua prima, cioè nel 3 si è un muro invisibile. Felicità. Sono un genio. Great Lord Gwyn, tarnished it shall not be by the feet of men. If thou art a true disciple of the Dark Sun, cast aside thine ire. Hear the voice of mine self, Gwyndolin, and kneel before me.
Sì. Speculazione corretta. What foolishness. Why trespasseth upon the great lord's tomb whilst thou art a disciple of the dark sun? Mark the words of mine self, Gwyndolin. Thou shalt not go unpunished. È bellissimo. E dico bellissimo perché è un... Il coso, il doppiatore è palese. Mente un... Un maschio. Questo non credo. Infatti non credo. È palesemente un maschio, quindi è un maschio, non una femmina. Perché dire nelle descrizioni allora che è una femmina? Cioè, cioè, l'unica divinità è rimasta in Orlando. Ah, chi stringe un patto con la luna oscura riceve questo anello da Gwyndolin, dea della luna oscura e figlia minore di Lord Gwyn. Sì. Damn it. È bellino però. Mi piace. Ah, proprio di anelli. Questo è il momento di PV, energia e il carico massimo del portatore. Ma si spaccia quando viene rimosso. Un anello, un anello che simboleggia il favore e la protezione della Dakina, descritta nelle leggende come bellezza fatale. Quindi Lothric aveva un'armatura sua. Lothric aveva un'armatura sua. Molto semplice di conoscere quando...
Niente, troppo lento. Ok. Aia. Di poco. Ah no, l'ho preso uguale. Che idiota. Ok. Culo. Più veloce a una mano. No, ma è troppo bello questo design. Sto un po' meno le cazzo di spell che utilizzo, ma quello è un problema di tutti. Sono un genio, sono un fottuto genio. Affrontato Gwendolyn, scoperto seconda botta il coso. Ho preso 40.000 anime da Gwendolyn, sono due livelli. E ora dammi il tuo catalizzatore. Eh? Ma vaffanculo. Son chierio, non sono un mago, però hey. Ah, la cosa di quella. Ma si divertiva, insomma, ogni tanto. Dai. Dai. Allora, vogliono fare le cose strozze, le fanno. Ma le cose fighe. Ora.
il problema della bambola che dice che ci saranno puttanate. O meglio, che una tizia strana ha detto: ehi, trappola incredibile. Ah, ecco perché è femmina. Ok. Vero che vorrei raggiungere il 40 a forza, però il 30 per adesso è il numero magichetto che mi piace. Sicuramente Gwendolyn non è una delle anime che mi interessa, quindi potrei tranquillamente utilizzarla. Oppure potrei vedere se la mia intuizione del dipinto, tanto oramai sono sicuro che è un'intuizione giusta, perché oramai le ho scoperte tutte. Prima di ritornare da Prompt, dal verme che fa le cose brutte. Ti prego, funziona, perché sennò sono morto. Ti prego, funziona. Ti prego, funziona. Un po' di rispetto per l'anzianità. Ariandel? Dai, un segretino. Ma vaffanculo. Troppo forte. Basta con gli occhi corti! Oh fuck! Si eviteranno questi stronzi. L'ho visto che veniva da di qua. Soldi, fama, potere, qualsiasi fo. Sono già. Abbiamo Ornifex. Ho visto qualcosa di interessante qui sotto.
Dai, mi premi di merda, non, cioè li sapete proprio dare, bro, cioè, oh no, 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 alla, fai con comodo, non so dove sarà, ma, guardate, io continuo. Troppo forte. Detto. E adesso che si fa? Ma che cazzo? Ah, il mio destino è segnato. Non ancora. Dove sono? Ma perché mi perdo? In continuazione aggiungerei. Aspetta. Sì. Ah? No, no, in verità non mi è. Pure! Quindi devo fare il giro. Cadere, perché devo cadere. Ah! Che stronza. Madonna mia che... Non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo. Ah, sì, sì, sì. Qui... Aspetta, io posso raggiungere quello. Questo dove mi porta? Ah, non prendere danno da lì. Ah, no, no. Ho visto qualcosa qui su... Esatto! Ok. Ma dove sono? Ah, ok.
Pietra rossa. Oppure pietra rossa. La fai basta. Non fanno più ridere. Dai. Poi da lì. Cioè. Teoricamente l'ho fatto quello di prima perché sapevo dove cazzo uscivo. Quindi per adesso andiamo di qui. Adesso facciamo il bordello che dovremmo fare. Ok. A parte mi dà fastidio. No, sì, qui sotto mi piace lì, è molto calmo. Ah, quindi adesso round 2. Dai. Rischio! Non me lo devo rischiare. Fanculo! Almeno so che non servono chiavi. So che serve una chiave. Molto probabilmente si troverà fuori da qui, però quello altro discorso. Se mi devo rifare una no damage fino a qui mi sento scemo, anche se è vero. L'ho visto prima quando stavo andando qui. Andiamo.
Prima di scendere ancora una volta vorrei. Adieu. Auch du bini. Sam. No. Come sono figli di... Oh! Che cazzo è sto Geremia, mo? Un binomio secolo non ho mai visto. Sto tentato. Mi piace. Voto 10. Aspetta. Dov'è che era la discesa? Sacrificio. Un posto più in culo di così, dove che cazzo. Cazzo è arrivato? Ma aveva... Vabbè. Mi scuso. Questi driftano praticamente. Fast and Furious, levate de dosso proprio.
cosa. Ma è... Ma... Le... Ah, vabbè. Cioè l'ha stordito la fottuta onda d'urto, ma non il fottuto colpo. Dark Soul. Era sicuramente quella di prima, era dietro, mi sembra. Uno scuro. No, aspetta un momento. Facciamo finta che io scenda, ok? Lo scudo insanguinato è narrato nelle leggende. Il rosso del sangue è leggermente incantato e aumenta l'esistenza a vari elementi. Quindi nel mentre che iniziano la rotolata. Aspetta, ma io ho trovato una chiave. Il mondo invernale dipinto, c'è cioè una struttura simile ad una vecchia cattedrale. E si è usata come una sorta di magazzino. Figlia di bo... Niente. Se lo fa. Noi ce la facciamo fa. Finché è questa parte. Siamo qua, se non siamo qua, che cazzo vuoi fa? Ma allora come cazzo io sono arrivato di qua? 1, 2, 3, 4, 5. Ho visto un marchingegno. Che cazzo fa quel marchingegno? No, no. L'umanità non si perde, mi dispiace.
se l'umanità non si perde, non si perde. Non si deve perdere. Sì, sì, esatto, esatto, esatto. No. Ok. Non è questo. Porco. Ho sbagliato. Damn it. Potevo fare la cosa più figa del mondo. Non ce l'ho fatta. Per un non nulla. Dovrebbe essere quella. Perché quella dovrebbe essere una specie di cattedrale. L'ho spuntata io, fa fa però. L'ho spuntata io, fa fa fa. Andiamo contro. Oddio, c'ho il plotone di esecuzione. Tanto più rincoglioni. Andiamo a controllare qui a destra. Tanto sono sicuro che non è questo. Cioè, questo mi sembra molto un. Una chiesa. Voto del silenzio. Cazzo, è il voto del silenzio. Era una spell. 30 utilizzi. Mi ricordo della strega dei capelli neri belga. Impedisce il lancio degli incantesimi nell'aria. Vedete, beata il peccato è una divinità ribelle, ma abbia nelle arti antiche e possiede un'influenza comparabile a quella degli dei. Prima o poi ho droppato una pietra rossa. E basta.
sto andando. Oh, sono di nuovo qui. Sono di nuovo qui. Lo raggiungo da sinistra. Ma dove? Ma in che punto della sinistra lo raggiungo? Non mi dire... Levatevi tutti quanti. Levatevi tutti quanti che forse c'è in mente il piano del secolo. No, questo è morto. Dove sono? Aspetta. Ma quindi l'assolutore era di Velka. Ha la stessa corona. Quindi se uno più uno fa due. Maschera indossata dagli assolutori di Velka. Vabbè, del piccolo. Cara Karim. Vabbè. Gli assolutori ascoltano la confessione dei peccatori, invitando alla riflessione, alla redenzione. La loro maschera simboleggia il distacco dai desideri terreni. So che non dovrei farlo, andrei a controllare il set. Questi stili sono completamente neri e si dice che siano impregnate del potere mistico di Velka, che fornisce una resistenza contro qualsiasi tipo di magia. Questa edizione è richiesto per evolvere le armi. La chiesa ha nascosto questo, ha nascosto a lungo l'esistenza del tizio oscuro, ignoti agli attuali fatti. Evolve le armi divine 5 in armi occulte, venivano usate per cacciare, per dare la caccia agli dei. Sono i figli di controllo se conosci. Ma quindi... La mazza oscura! Sembra brutto. Occulta
riprendersi le l'umanità. E poi andiamo oltre la porta. No. Che cosa ci faceva lì con l'arma appunto? No, voglio... cioè... l'unico motivo per cui mi viene... mi viene... di dire che serve un coso occulto è... ok. Per una ribellione, ma... chi è che farebbe una cosa? Chi è che farebbe una cosa così stupida? Perché sicuramente quell'arma è lì proprio perché qualcuno voleva fare furbetto. Ah, devo leggere la cosa rossa. Infatti convocare in un altro mondo in forma di spirito oscuro, sconfiggere il potere per acquisire l'umanità. Alcuni aspetti oscuri resistono alla regione delle tenebre e perseverano sulla via retta. La pietra rossa è fatta per loro. Sconfiggi il signore che ha invaso per acquisire il globo inclinato dell'occhio rosso. Permette ai giocatori di imitare temporalmente questa abilità. Normalmente limitata agli aspetti oscuri di caffè, mi piace. Ah, ecco, i cavalieri nati come le lame oscure, come lame della luna oscura di Gwendolyn, perché sì, la luna oscura eccetera, puniscono i colpevoli prendendone un orecchio. Come ricordo, i cadaveri senza orecchie vengono lasciati come monito per gli altri a infondere timore e rispetto per gli dei. Tale è l'eterno andato del sole oscuro. Sì. Non so che cosa serve perché ho visto gli achievement. E il re tombale ha lo stesso identico coso degli occhi. Ok. I portatori di uova hanno scelto di servire la fiamma del caos e le uova simboleggiano la loro scelta altruista. Naturalmente queste castagne sono proibite, ma sono utilizzate in circostanze speciali. Castagna acida e amara. Rimuove le ossa parassite dal corpo. Ah sì, figlio del grande. Ah, è vero. È amata da tutti. E così. Sì, è vero, questo non è vero. No, questo non mi sembra molto. Neanche questo. Talismano utilizzato dai chierici cavalieri di Lloyd per dare la caccia ai non morti, blocca il recupero dell'estro sinonare. Nel mondo esterno i non morti sono creature maledette e i chierici cavalieri di Lloyd vengono lodati poiché danno loro la caccia. Questo talismano benedetto blocca la guarigione dei non morti permettendo ai cavalieri di combatterli con efficacia. Le anime sono un concentrato di vita e i non morti affamati sono attirati dal loro potere. Non è efficace contro i nemici. Contro tutti i nemici, scusate, mi sto morendo. Va bene. Il falò sono alimentati dalle ossa dei non morti. In rari casi, il forte desiderio del precedente padrone di cercare di falò incanta le loro ossa con un istinto di ritorno a casa.
prenderebbe magari che brigati per passare dietro. Forse hai bisogno di aiuto. Anche le monete più. Moneta di rame che rega inciso il vecchio McLoy. Dio della medicina e del bere. Sono con te. Anche le monete più preziose del mondo degli uomini hanno ben poco valore all'ordine, dove gli scambi avvengono utilizzando le anime. Vengono custodite da chi sogna di tornare un giorno al mondo esterno. Ah, moneta d'argento che rega inciso il ritratto del leggendario re cavaliere Randall. Wow. Moneta d'oro che rega inciso il volto di Lloyd e la sua aureola bianca. Se non si può indicare il mondo morto, la morte attiva il segno. Ok, meccanico. Grazie mille per essere arrivati fino a qui. Io come al solito sono Jack. See you soon. Gente, dove cazzo che devi andare? La prossima volta tiriamo dritto.